Consigliere Guzzoni, oggi è stato premiato il liceo Crispi di Busto Arsizio, una realtà che lei conosce bene essendo proprio del posto. Sì, è una realtà della mia città, conosciuta in tutta la regione Lombardia e non solo, un punto d'eccellenza per i ragazzi che vogliono andare a studiare lì, che ha sempre dato e prodotto ottimi risultati proprio per quanto riguarda le capacità dei docenti e l'insegnamento nei confronti dei giovani. Sono ragazzi che poi ovviamente il percorso formativo sarà successivo sarà l'università, che però entrano già con l'università con un metodo, una capacità di studio differente dagli altri, proprio perché è un'impostazione didattica tutta particolare. Ecco, possiamo anche dire però così, quello che potrebbe appunto verificare lei, quali sono le figure che sarebbero più utili alla formazione in base anche alle esigenze del territorio? Ma il liceo fa comunque, anche questo liceo fa delle attività di alternanza scuola-lavoro, quindi anche di un minimo di formazione dal punto di vista tra virgolette professionale. Dopodiché dà comunque la base perché ogni ragazzo possa avere una possibilità, una prospettiva futura anche nel mondo del lavoro, nonostante sia un liceo, perché dà un'impostazione di apertura tra virgolette mentale diversa delle altre scuole superiori. Quindi prepara esperienze più trasversali. Prepara a affrontare la vita, diciamo così.